affinché possiamo raggiungere e costruire gli obiettivi e andare avanti verso il nostro futuro. Grazie. Lasciamo la parola a Fausto Corrado della lista Stabilità. Bravo. Vai Fausto. Buonasera a tutti. Io questa sera non era in programma parlare, però siamo all'ultima settimana, la settimana più decisiva per la nostra coalizione, una coalizione nata non su un cartellone pubblicitario, ma è una coalizione fatta da persone serie, non vorrei dire che dall'altra parte, perché bisogna chiedere quasi l'ordine a Gianni Papasso come dobbiamo esprimerci, chi invitare a Cassano, perché chi viene a parlare per noi è di parte, chi viene a parlare per lui è per il popolo. Iniziamo a dare questa settimana, siamo stanchi un po' tutti, però l'ultima settimana è quella decisiva. Io vi chiedo l'ultimo sforzo, noi siamo responsabili in questo momento della nostra città, del nostro territorio. Questa sera io non faccio un appello per me, questa sera faccio un appello per Cassano. Cassano non può andare nelle mani di un partito socialista che non c'è più, che non c'è più. Andiamo lì e glielo dobbiamo andare a dire di fronte alla sua sezione, perché un partito che non esiste a livello nazionale, a livello provinciale e regionale, non può diventare punto di riferimento di questo territorio. Noi abbiamo i punti di riferimento. Pensate un attimo, c'è da dire solo questo. In una semplice presentazione riesce a sparlare del governatore della Calabria e a parlare male del punto di riferimento regionale del territorio che è l'onorevole Gallo. Ma dove si può andare Cassano che si va a chiudere in un momento di isolamento totale? Allora questa settimana uno sforzo maggiore, deve camminare il nome del sindaco in tutte le case, perché Mimmo Lione, la famiglia di Mimmo Lione, che per me è un punto di riferimento, è stata nella storia una grande amicizia, io mi sono ricandidato perché Mimmo Lione era il candidato a sindaco, io mi sono candidato a fianco a Mimmo già 3 anni fa, io che ho visto Mimmo Lione amministrare la cosa pubblica negli ultimi 3 anni sono rimasto sempre contento, felice, ho visto un uomo pronto. A Cassano non c'è un politico che in questo momento che può fare il sindaco più pronto di Mimmo Lione, perché Mimmo Lione viene da quella scuola dove non ha fatto della politica una cosa personale, è stato uno di noi, un punto di riferimento, lui e la sua famiglia a livello commerciale in questa città hanno avuto una grande educazione, questa è stata la famiglia Lione, e non permettiamo a qualcuno di dire e di sparlare del nostro candidato a sindaco. E allora, carissimi amici, compagni mai, carissimi amici, col sorriso e con l'orgoglio dobbiamo andare nelle case a dire quello che noi abbiamo fatto, quello che vogliamo fare a testa alta, perché non c'è un'alternativa al nostro candidato e alle nostre liste. Qui c'è la qualità, qui ci sono le eccellenze e verremo premiati da questa città. Buonasera e grazie. Per il PDL interviene Andrea Solano. Buonasera a tutti, amici candidati, onorevole Gallo, lo vedo lì. Caro candidato sindaco Lione, è un piacere sempre perché a questo punto della campagna elettorale oramai non dovremmo più parlare di programmi politici, quelli oramai sono sulle nostre bocche da tanti giorni, sono presenti nelle case, con gli opuscoletti. Dovremmo semplicemente dire a tutti quanti che è il tempo dell'entusiasmo, quello che magari
per stanchezza di questa lunga campagna elettorale andiamo perdendo. E invece questa è la settimana e mi rifaccio agli ottimi interventi di chi mi ha preceduto. È il tempo di rinnovare l'entusiasmo e di ritrovare le forze, perché in quest'ultima settimana dobbiamo fare la differenza. Oddio, la differenza credo l'abbiano fatta i nostri uomini e le nostre donne candidati già con la loro stessa scesa in campo. Da questa parte c'è una coalizione che sì, ha qualità, la qualità espressa in questi ultimi anni di amministrazione. Perché dall'altra parte c'è magari chi dimentica o vuole dimenticare, vuole far dimenticare quelli che sono stati i grandi obiettivi di questa amministrazione uscente, che io ho il piacere, la voglia e la forza di sostenere, perché credo non ci sia stata un'amministrazione migliore in non so quanti anni. La memoria mi aiuta a ricordare altri sindaci capaci di non pensare solo ad accumulare debiti da lasciare in eredità ai figli e ai figli dei figli, ma a provare a rimettere in sesto questo comune. Allora, da questa parte c'è chi ha avuto la capacità di riportare la serenità amministrativa, di garantire la stabilità amministrativa, di riportare i conti in ordine e, perché no, di dar luogo a tanti lavori, a tante realizzazioni, che chi va in giro facendo il gabibbo e mostra i lati tristi di questo nostro vasto e immenso territorio dovrebbe ricordare, dovrebbe far vedere anche quelli che sono stati i luoghi degradati negli anni precedenti, portati alla luce dall'amministrazione precedente. Io non voglio fare gli elogi all'amministrazione precedente per quello che è stato fatto, perché secondo me si poteva anche fare di più e meglio, ma solo questa compagine amministrativa potrà fare di più e meglio, perché ha dimostrato di saper tenere i conti in ordine e saper progettare e programmare qualcosa che si potrà fare domani. Anche perché noi da questa parte abbiamo dalla nostra il sostegno del governo regionale. Qualcun altro si vanta di poter avere dalla sua la regione Calabria, ma la regione Calabria è di tutti. Noi dalla nostra possiamo vantarci di avere il governo regionale, dei nostri assessori regionali, del nostro presidente Scopelliti. E io oggi sono qui candidato nel Popolo della Libertà, che ho l'orgoglio di rappresentare anche stasera, perché parlo io, ma è come se parlassero tutti e 16 candidati della nostra lista, perché dal primo all'ultimo non c'è nessuno che non meriti di essere votato e sostenuto, perché chiunque di noi del Popolo della Libertà che oggi sostiene fortemente la candidatura di Lione, ognuno di noi eletto sarà il tramite per quelli che sono i finanziamenti e per quelli che sono gli uomini e le donne che abbiamo nel governo regionale, cosa che altri non possono vantare. Gli altri al massimo possono vantare di avere a sostegno un ente, quello della provincia, che, ma come sappiamo tutti, da qui a breve potrebbe essere esautorato, azzerato. Sono stati loro i primi a sostenere che le province non abbiano senso di esistere. Lo dicono loro, eppure ci vogliono propinare qualcuno che magari da qui a breve non avrà più potere né amministrativo né competenze economiche per sostenere un territorio che ha bisogno di tante risorse. Oggi come più che mai, per le ristrettezze economiche, per il federalismo fiscale, per la diminuzione di quelli che sono i soldi che arrivano dal governo centrale. E allora noi abbiamo bisogno di pensare alle casse e abbiamo bisogno di pensare al domani, cominciando da oggi 6 e 7 maggio a determinare quella che sarà l'amministrazione comunale, che io mi auguro, ma che io sono convinto sarà la nostra, che oggi ha come patrimonio inestimabile quella che è la stabilità e la continuità amministrativa garantita dagli uomini che oggi continuano a fare politica nonostante gli altri facciano solo campagna elettorale, perché quello solo possono fare. Questi uomini ancora stanno amministrando e fino all'ultimo giorno faranno per il nostro comune e per noi stessi.
perché siamo noi che viviamo qui, non facendo politica in fase alterne e a fasi alterne, ma quotidianamente. Allora noi siamo ancora qui, ci mettiamo la faccia, in un momento in cui il vento dell'antipolitica soffia forte, noi siamo ancora qui. E quotidianamente andiamo nelle case e incontriamo gente che riconosce che dall'altra parte ci sia solo chi del caos fa la sua forza in campagna elettorale, maestri della confusione, che vengono fuori da una vecchia tradizione di politica, che fanno dei loro pochi voti qualcosa di enorme, perché lo fanno riecheggiare nell'aria, riempendoci le case, accendendo la televisione, delle loro facce, delle loro parole, delle loro promesse, andando in giro dicendo di aver già vinto. Allora io dico che invece la vera vittoria è quella di una compagine unita che vede movimenti civici, movimenti politici e il Popolo della Libertà a sostegno dell'UDC in questa grande campagna elettorale, nella quale da una parte ci sono determinati valori che finalmente stanno emergendo, giorno dopo giorno si affermano sempre di più, e dall'altra parte continuano ad esserci promesse e offese. Allora noi segniamo il passo, noi non ci abbassiamo al loro livello, noi guardiamo avanti e diciamo che se il 7 maggio noi dimostreremo la Cassano che ragiona, la Cassano che ama veramente Cassano, dimostrerà chi ha meritato e chi merita di essere la guida di questo territorio. Io ci voglio credere, io ci credo, e quotidianamente trovo consensi, i consensi degli uomini e delle donne silenziose, dei lavoratori, di chi ama questo territorio realmente e non si accontenta di vedere false e brutte immagini in televisione. Noi siamo persone per bene e siamo persone che dimostreranno oggi più che mai in quest'ultima settimana chi veramente merita di essere votato e chi veramente merita di essere alla guida di questo territorio. Allora io auguro a Mimmo Lione di amministrare, continuare ad amministrare, amministrare bene e a lungo. Noi Popolo della Libertà saremo al suo fianco, saremo voce forte, competente e se necessario anche critica, perché c'è tanto da fare e si dovrà fare meglio e di più. E io sono convinto che oggi non ci sia sindaco migliore di Mimmo Lione. E allora auguro a tutti noi di vincere. Vincere per, come diceva chi mi ha preceduto, vincere per noi stessi e per i nostri figli. Vincere per garantire a chi verrà dopo di noi di non essere costretto a pagare i debiti del malgoverno che noi faremo. Noi lasceremo le casse in ordine, per come hanno fatto gli amici dell'UDC da soli dopo 8 anni di amministrazione. Non ci accontenteremo di fare debiti, di accumulare debiti, e cercheremo di essere proficui. Fino al 2013 siamo obiettivo 1 per la Comunità Europea. Noi Regione Calabria siamo obiettivo 1 e il governo regionale può sostenere questa amministrazione. Ditelo nelle case, non stancatevi. Siate la voce di Mimmo Lione nelle case, laddove può arrivare lui, arriviamoci noi. Perché la nostra vittoria da candidati e da cassanesi passa attraverso l'elezione del nostro candidato sindaco Mimmo Lione. E allora impegniamoci tutti. Io dal mio e vedo gli amici, vedo i conoscenti, vedo i cittadini quotidianamente. Sappiamo quello che potrebbe aspettarci se non vincessimo noi. Impegniamoci, e noi il Popolo della Libertà e tutti i candidati ci impegneremo in quest'ultima settimana più che mai, con l'impegno, il coraggio di sempre, per portare Mimmo Lione ad essere sindaco e guida di questa città, perché lo merita e perché lo meritiamo noi. Buonasera.